Sì! Eccolo Steve alla Magna, ragazzi, rieccoci a tutti quanti carichi e pimpanti nel canale, pieni di positività per un altro bel video di stasera parlando di calciomercato e anche un po' di Euro 2020. Allora, partiamo però con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, ancora tantissimi ieri sera. Benvenuti alla community di Steve alla Magna, che vi abbraccia calorosamente. Poi un altro ringraziamento speciale a tutti gli iscritti che da tanto tempo mi seguono, tra questi soprattutto Gianluigi e Fabio di You Universo Bianconero ed Egidio. Un abbraccione a tutti, ragazzi, E partiamo appunto con le notizie che riguardano appunto il calciomercato della Juve, perché in queste ore si sta smuovendo qualcosa, c'è un mercato in fibrillazione, come tutti sapete si canta già loca loca loca, quindi sembra quasi fatta, dobbiamo solo aspettare appunto i dettagli relativi all'appuntamento tra Carnevali e Cherubini. Speriamo di non cedere alcun milione in questa trattativa e non fare in modo che Sassuolo tiri in alto il prezzo e ci conduca appunto nella fossa dove ci vuole mandare. Anzi, dobbiamo assolutamente bloccare il prezzo a 40 milioni, non scendere a patti, anche perché per quella cifra lì, se Cherubini fa un bel lavoro come DS, possiamo arrivare ad altri campioni, ad altri bei giocatori come Van de Beek, per citarne uno, e quindi assolutamente dobbiamo tenere il livello del cartellino appunto a 40 milioni e concedere forse il lusso di qualche contropartita, ma mettendo nero su bianco le postille che riguardano il contratto, perché non vogliamo trovarci di nuovo con una situazione tipo Romero o altri giocatori che sono poi stati soffiati dalla concorrenza e sono stati rivenduti a cifre stellari quando noi potevamo tranquillamente investire su di loro e tramite questi calciatori arrivare magari anche più avanti in Champions, eccetera. Quindi occhio alla penna, mi raccomando, speriamo veramente che per Locatelli sia chiusa in modo tale che Allegri poi sia posto a centrocampo, perché dubito che a quel punto, col fatto che rimarrà Ronaldo, molto probabilmente poi ne andiamo a parlare, arrivi un Pogba o un altro giocatore forte a centrocampo che alzi a livello qualitativo il tridente appunto in mediana. Quindi probabilmente Locatelli, Bentancur saranno a centrocampo insieme a Rabiot, quindi questi qui saranno i tre, probabilmente alternabili chiaramente in base al centrocampo se è a due o a tre, quindi probabilmente un Rabiot, Locatelli con Bentancur giù e le tre ali d'attacco, oppure tutti e tre insieme con, io spero, Chiesa, Ronaldo e Dybala, che secondo me è il tridente delle meraviglie, con Morata subentrante. Quindi queste sono le alternative in cui potremo appunto usufruire di Locatelli assieme a quelli che abbiamo. E poi chiaramente tutti gli altri sono riserve, Kulusevski, McKennie, insomma abbiamo comunque un parco centrocampisti valido se si parla di riserve, dico questo, non da titolare come avevo già menzionato in scorsi video. Quindi stringiamoci forte appunto per capire se arriverà il nostro amato Manuel, grande comunque centrocampista che sta dimostrando molte cose positive anche ad Euro 2020, ha dimostrato di essere migliorato a livello tattico, di saper leggere le partite, in che direzione vanno, se è una partita che sta andando verso una fase difensiva, una fase del contrattacco, se è una partita in cui bisogna spingere sugli esterni, bisogna puntare centralmente, bisogna tirare da fuori perché le difese non si aprono e quindi magari si può sfruttare un tap-in, una respinta corta. Insomma, è un giocatore che sta sviluppando anche a livello mentale certi tipi di caratteristiche adatte alla Juve. Poi andiamo a parlare anche di Vlahovic, ragazzi, perché molti diciamo degli youtuber e dei giornalisti hanno dato quasi per tramontata l'ipotesi che Dusan possa arrivare da noi, ma non è assolutamente così, perché in queste ore Perin è sempre più accostato alla Fiorentina, è un giocatore, un portiere che piace molto, anche perché Dragoschi probabilmente rimarrà saldamente al comando del primo posto come portiere, ma Perin potrebbe comunque arrivare e scalzarglielo eventualmente. Secondo me Dragoschi è molto più forte, però non lo so alla Fiorentina che tipo di valutazione abbia fatto, magari pensa che Perin possa essere almeno a livello di Dragoschi e a quel punto dare una chance a Mattia di scassargli il posto e fare il primo portiere. In ogni caso la valutazione di Perin è circa 20 milioni, poi c'è anche da valutare Rugani, sono questi i due giocatori che piacciono alla Fiorentina e quindi potremmo abbassare veramente tantissimo il cartellino di Vlahovic, che è dato a 60 milioni, quindi se noi valutiamo 20 milioni e 6 Rugani siamo già a dare 36 milioni alla Fiorentina, che potrebbero essere spalmati in 2 anni più l'ipotesi per il terzo anno. Quindi è una trattativa che potrebbe secondo me andare a chiudersi, perché è addirittura molto più promettente rispetto a quella di Chiesa, in cui secondo me noi
sborseremo molti più soldi cash senza contropartite, e quindi è una situazione favorevole che potrebbe consentirci di andare a prendere un centravanti fortissimo, a mio modo di vedere, veramente forte, che potrebbe essere tra i primi tre a livello europeo, lo dico adesso, mi prendo la responsabilità, nei prossimi 5 anni. Magari mi sbaglierò, però io lo vedo solamente dietro a gente come Mbappé e Haaland, a livello diciamo di giocatori della sua età o poco più. E quindi stiamo veramente a sentire quello che accadrà. Queste sono le, diciamo, le notizie più papabili. Poi c'è quella che riguarda Gosens, perché Gosens, dopo la grande prestazione del 4-2 della Germania al Portogallo, con il gol segnato da lui, e continua a stupire come terzino sinistro, segnando tantissimo, difendendo bene, attaccando continuamente, dribblando gli avversari che si fanno davanti in quel momento. È un giocatore che sta diventando sempre più completo all'età di 27 anni. E quindi il Barcellona gli si è fiondato addosso, e sappiamo tutti il Barcellona con Laporte che tipo di pressioni possono fare all'Atalanta. Però quello che conta di più è non solo la proposta di 40 milioni, il primo che diciamo affonderà il colpo e vorrà prenderlo, ma anche la preferenza di Gosens, perché magari Gosens vuole continuare la sua carriera in Italia e non vuole andare a Barcellona, cambiare aria, insomma cambiare tipo di calcio. Sarebbe tutta un'altra musica andare a cambiare alla Liga, invece che rimanere in Italia con una squadra molto forte che punta alla Champions. Attenzione, perché, e adesso ve lo dico, qui lo nego, se Ronaldo rimane, Ronaldo al quarto anno darà il tutto per provare a vincerla. E appunto ci sono i sentori che Cherubini voglia fare una squadra per lui, senza andare a spendere delle cifre esorbitanti. Però intanto i nomi di Gosens, Locatelli, Vlahovic, Milenkovic, se Demiral viene seduto veramente come tutti si auspicano, cioè sono già 4 giocatori che non dico che sono top player che vanno a paragonarsi a giocatori di Real Madrid e Barcellona, però sono giocatori che in prospettiva possono arrivare a diventare come quelli lì. E quindi io penso che Ronaldo in questo momento qui potrebbe essere molto contento se le proposte che sono state fatte a Cherubini, di arriva bene, vengano confermate e non venga venduto solo fumo come è stato fatto nelle annate precedenti. Appunto, noi potremmo andarci a giocare la Champions League già nel 2021-22, dato che per scaramanzia a ogni quarto, quinto anno Ronaldo vinceva nelle squadre dove è stato. Alla United ha vinto nel 2009 ed è arrivato nel 2004. A Real Madrid è arrivato nel 2009, ha vinto nel 2014 la decima con Ancelotti. Quindi i presupposti ci sono. E Ronaldo, chiaramente, se dovesse fare anche il quarto anno, non è detto che non rinnovi fino a fine carriera, o comunque non valuti l'ipotesi di rimanere a Torino, dato che probabilmente tutte le voci che abbiamo sentito fino adesso sono fasulle e magari messe in giro appunto dai giornalisti, partendo dal tentativo di Ronaldo di liberarsi delle macchine per spostarla in Portogallo. Diciamo che si è creato tutto uno stratagemma per creare appunto queste notizie false anche su Dybala, non solo su Ronaldo ma anche su Dybala, e poi ne parleremo nei prossimi video. Ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuto il video, lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un bacio, a presto ragazzi, ciao!